Anche il DJ Stefano Fontana lavora spesso con la squadra. Stefano è anche un amico di Lapo. Tu sei il più vecchio dei tre? Io sono il secondo. Ah, c'è tuo fratello, tu? Mio fratello è più vecchio. Cioè, più vecchio di quanti anni ha poi alla fine? C'ha 31 anni, abbiamo un anno e mezzo di differenza. 31 anni? Tutti pensano che io sia il più vecchio perché sono ancora più sciupato. Lui c'ha la fortuna che c'ha una faccia più... Sì, angelica, sì, sì. Nessuno l'ha ripetuto. Però il vantaggio che abbiamo è che tutti e tre siamo proprio in dei rapporti eccellenti. Riuscite a vedervi, no? Sì. Poco. Riuscite? Ieri sera ero a cena con mia sorella e stasera sono con mio fratello e mia sorella a Parigi, siamo tutti e tre. Ma siete cresciuti assieme oppure in posti diversi? Siamo sempre stati vicini, però diciamo io sono quello che è andato più in collegio. Ah, ok. E mia sorella la seconda ad esserci andata di più, mio fratello mai. Poi mio fratello era bravo a scuola. Mia sorella a scuola era meglio brava. E tu meglio. E io ero... No, io pensavo sempre ad altro. Ma il problema che avevo è che non pensavo a studiare, ripeto, dunque io sono stato bocciato. No, io sono stato bocciato 2 anni. Cioè, due volte di fila, in qualche anno. Ho fatto scuola francese. E nella scuola francese io l'ho passato, da bambino vivevamo in Brasile, poi dal Brasile siamo passati in Francia. Non fai conto, la scuola in Brasile finivi a 1 di pomeriggio, andavi in spiaggia tutto il giorno. La tua dopo scuola? Dopo il pomeriggio. E quando arrivavi a Parigi invece studiavi fino alle 5. Coglioni. E io non, esattamente. E io non ero uno studioso, io disegnavo in classe, poi guardavo le compagne di classe, facevo i dispetti. Non avevo voglia. Sì, sì, ho capito. No, è l'istituto che preferiamo tutti. Io ho sempre voluto lavorare. No, ma c'è chi a scuola si diverte. Io mi divertivo ma non amavo studiare. Grazie mille, scusami che abbiamo fatto.